Il primo incontro con l'Aquila è la casa dello studente. Monti si ferma davanti alle fotografie degli 8 ragazzi morti. Ragazzi come quelli che ascoltano le sue lezioni. È il professore davanti alle rovine, prima ancora che il presidente del Consiglio. Visita il centro storico distrutto, paralizzato dal 6 aprile del 2009. Un passaggio dovuto prima di intervenire al forum dell'Ocse, organizzato nei laboratori del Gran Sasso. Due giorni di lavoro sulle strategie per l'Abruzzo dopo il terremoto. Ripensare l'Aquila rovesciando la prospettiva da città morente. Città Smart. Si chiama così quel modello pensato dall'Organizzazione per la Cooperazione dello Sviluppo Economico. Nuove tecnologie, internet, energia pulita, l'intera comunità coinvolta nel processo decisionale. Il governo italiano fa la sua parte, garantisce il ministro Barca. Via le macerie pubbliche, sbloccheremo le pratiche. Abbiamo già tagliato costi e razionalizzato una macchina burocratica ingolfata. Lo accolgono gli aquilani, mentre esce dalla nuova prefettura, accompagnano Monti fino al bar riaperto in Piazza Duomo, un caffè come segno di quella normalità ormai persa. Non può esserci sviluppo senza ricostruzione. Il primo passo è che i cittadini tornino nelle proprie case, dirà più tardi davanti al forum il presidente del Consiglio, e non c'è parola più attesa da chi aspetta da quasi 3 anni quel momento. Avendo visto allora le scene alla televisione, uno può immaginare cos'è stato il passato, ma mi sembra che ci sia una grandissima voglia di fare sempre meglio. Il sindaco Cialente gli mostra i danni nel cuore della città. Deve essere stata dura, sussurra Monti. L'Aquila come paradigma dell'Italia, la constatazione a fine giornata di Monti. Ricongiungere gestione dell'emergenza e ricostruzione del futuro, perché anche le crisi finanziarie possono avere effetti come quelli di un terremoto.